Parleremo questa mattina, abbiamo Angelo Diario, presidente della Commissione Sport in Campidoglio, con noi c'è anche Massimo Manzo, columnist della Voce di New York e appassionato di tennis. Io però comincerei con il chiedere ad Angelo Diario a che punto è l'interlocuzione tra il Comune e la Federazione del Tennis. Sappiamo benissimo che c'è stato anche un incontro giorni fa tra l'assessore Frongia e Binaghi, peraltro insomma sia il presidente del CONI Malagò che anche il ministro dello Sport Luca Lotti hanno auspicato che il torneo resti a Roma. Il torneo resterà a Roma sicuramente nel 2017, per i prossimi anni? Per i prossimi anni resterà a Roma, l'incontro di cui hai accennato è stato un ottimo incontro, tra l'altro ha partecipato anche Francesco Soro, capo di gabinetto CONI, quindi erano presenti tutti gli attori istituzionali, tra l'altro ci vedremo domani ancora una volta in Campidoglio e poi in commissione il prossimo 17 febbraio per parlare di tutti quelli che sono i servizi accessori all'evento che il Comune offrirà da quest'anno. Però insomma diciamo che in qualche modo questa diatriba un po' Milano-Roma che un po' c'è sempre stata e diciamo viene riproposta ogni tanto ha fatto un po' preoccupare anche un po' gli appassionati romani che temono di vedere insomma il loro torneo lontano. Tra l'altro insomma comunque diciamo sugli impianti c'è anche da fare dei lavori, c'è anche tra l'altro il discorso della copertura del centrale, anche quella diciamo a che punto è? Sulla copertura è partito ufficialmente l'istruttoria per realizzare questa copertura che però naturalmente essendo una variante urbanistica ha bisogno di tempo. Comunque la notizia ufficiale è che per la prima volta il Comune di Roma ha avviato l'istruttoria per la realizzazione della copertura del centrale. Quindi insomma questa è sicuramente una buona notizia per gli appassionati romani, contiamo che quindi presto venga realizzata anche questa copertura. Tra l'altro ci sarà anche un piano particolare per la mobilità, per questi internazionali e in generale per gli eventi sportivi a Roma, state lavorando a questo? Sì esatto, stiamo lavorando a sviluppare il progetto Roma Gioco Sostenibile che è nato per il Sei Nazioni del rugby e lo vorremmo allargare proprio agli internazionali d'Italia e alla Maratona di Roma. Quello che ci chiedono sostanzialmente da CONI e FIT è proprio quello, maggiori servizi, il collegamento tra stazione Termini e Foro Italico oppure stazioni per i taxi dedicate all'evento in quelle due settimane per evitare appunto la congestione della zona e offrire servizi migliori a chi viene a Roma per gli internazionali, ma speriamo noi non solo. Si sta lavorando anche con il governo perché per il Colosseo bisogna chiedere naturalmente al Ministero per fare questo sorteggio al Colosseo, che è un po' una delle cose chieste anche quella, no? Da Binaghi. È vero. Questa è stata una delle prime cose che ci ha chiesto il presidente Binaghi quando ci siamo incontrati e effettivamente il giorno dopo l'incontro in Campidoglio il sindaco Raggi ha scritto a Franceschini proprio per chiedere la possibilità di utilizzare il Colosseo per registrare i sorteggi degli internazionali, quindi ecco, anche da questo punto di vista speriamo di avere presto notizie buone.